qua ragazze, non urlo perché se mio marito scopre che ho fatto anche questo acquisto stamattina mi decapita. Vi mostro dopo il lungo video degli acquisti polacchi, quello che ho preso qua a Malnate nel negozio fisico. E passavo da quelle parti e la tentazione è stata, cioè in verità dovevo prendere due o tre cose, dicevo sempre mi fermo oggi, mi fermo domani e mentre ero in giro ne ho approfittato, però quando entro lì per una cosa ne prendo sempre, va a finire che prendo sempre 3.000 cose e spendo un sacco, però vabbè, adesso Silvia basta, devi solo lavorare. Comunque, torniamo a noi. Ho preso due libri. Delle due tecniche che sto imparando, l'embroidery e il soutache. Questa con della Marta e niente, insomma, per imparare quei segreti che non so ancora su queste due tecniche. Poi ho preso questa rubina qua, ho preso i mezzi cristalli. Che mi hanno chiesto l'altro ieri dei lavori e ho dovuto appunto prendere questo materiale per realizzarli. Ho preso questo bel argento, sono da 4, questo viola, questo blu. Poi avevo gli sconti, quindi vabbè, non li ho pagati proprio a prezzo pieno. E questo marrone qui. Poi di Delica 11.0, ne ho approfittato per prendere le Duracot, ho preso 10 grammi, cioè questo qua mi sono svenata per prenderlo, però hanno una luce le creazioni con questo che sono micidiali. Poi sempre Duracot, perché mi sono svenata da una parte, non, dovevo svenarmi anche dall'altra mano, ho preso questo colore qua. Il codice dovrebbe essere questo, 1836, però non lo so. È veramente bello anche questo, rosato. Adesso poi la luce, quella che è, perché qua a Varese tra poco nevica, quindi. Poi ho preso altri castoni da incastonare o fare le creazioni della lì per tutto quello che mi viene in mente. Ho preso questi qui da 14. Ho preso nero, viola, che ovviamente si vede blu. Questo topaz. Un altro topaz e ho preso questo bel verde che non ricordo mai come si chiama. Dello stesso verde ho preso anche uno da 18 e un cristal normale, che eccolo qua, però un cristal normale, tutte voi l'avete già visto. Poi ho preso da incastonare, anche se c'hanno i buchini, questi due rossi e questi due viola, che ovviamente, ragazze, voi vedete blu. Comunque, ah, dimenticavo, ho preso anche queste Delica di questo colore, è un po' strano effettivamente come colore, l'876 di codice, sarà DB876, insomma diciamo che dal vivo sono un pelino diverse da quello che si vede in video, però per ragazze metterli insieme a questo. Mamma, che bello, che questo quello di Swarovski. Non si vede bene, è un Fire Opal AP 2x, ma non mi ricordo. Comunque è spettacolare, ho in mente una creazione con questi due, che guardate, micidiale. Da regalare ovviamente, perché volevo fare una creazione per un'amica che compie gli anni tra un po'. Poi ho preso queste Delica, un bianco perlato. Che è il 231, sempre 10 grammi, bello. Poi ho preso altri Swarovski che se appunto mi servivano, questo light topaz, questo che è un jet, un'ametista, se è un adesso non mi viene il nome, un ematite, tanto per dire, ecco. Prima o poi mi fulmino. Sarà che non posso parlare troppo forte? Ma. E questo nero jet. E poi questi da 3 mm. Ho preso una cinquantina rossi da abbinare ai due castoni là. Poi ho preso
questo sacchetto, adesso vi mostro cosa c'è dentro, dove praticamente, non voglio far troppo rumore prima che si sente, ho preso questo cabochon da incastonare per fare l'embroidery per un lavoro per la mia mamma, e questa che però non voglio incastonare, ma voglio provare, perché non ho mai provato a fare una creazione con. Fischio, dove sono? Con questi. Poi ho preso questa catena, un po' strana. Poi ragazze, cosa posso farvi vedere? Questi orecchini che poi vi mostro, ecco che intenzione ho. Questi pezzi di castoni che poi vi farò vedere, catene. Insomma, adesso ve li faccio vedere veloci. Prima che sale. Sento già le porte che si aprono e si chiudono. Vabbè, male che vada, fingo. Li copro. Vedete? Aspettate che ve li mostro un po' da. Guardate, di questi vi mostrerò a brevissimo che cosa ho pensato e ho visto da realizzare anche da loro, perché comunque sono delle persone. Oh, fischia. Si può dire fischia su YouTube? Vabbè. E niente, insomma, questi qui, guardate che basi. Per orecchini, questo che vi ho fatto vedere prima, per queste. Tipo paillettone qua grosse. Queste qui. Insomma, ho preso un po' di filigrane. Ce ne avevano ancora di molto belle. Poi vabbè, ho preso queste pinzettine qui. Ho preso appunto questi castoni qui. Swarovski. Queste catene semplicissime. Questa con i pallini che la volevo provare. E poi vabbè, queste catene proprio semplici. E niente, insomma, tutto mi è costato appunto, come vi ho detto, un sacco. E però adesso dovrò lavorare per forza. Niente, vado prima che poi dopo si accorge anche di questo video. E vi mando un bacio. A presto.